Auricolari. Buonasera a tutti, amici di Visione TV, ben ritrovati con questa ricchissima puntata di Etro il Sipario. Toccheremo molti argomenti diversi. Partiremo con le proteste degli agricoltori da Strasburgo fino al presidio di Roma. Parleremo della direttiva dell'Unione Europea sulle case green e poi andremo anche negli Stati Uniti perché Trump e Biden hanno conquistato la nomination per la Casa Bianca. Vi presento subito gli ospiti di questa sera, partendo da Francesco Modena. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti, un saluto e grazie. Gianmarco Landi. Ciao Enrica e buonasera a tutti gli telespettatori di Visione TV. Da Istanbul, Roberto Quaglia, sempre in viaggio, sono un po' invidiosa. Ciao Enrica, un saluto a quelli che ci ascoltano. Siamo un po' invidiosi tutti per la verità. Io più che altro mi sento orfana con te che sei a Istanbul senza il mio compare di Hollywood Propaganda. Ma torniamo un attimo seri perché, come accennavo prima, continuano le proteste degli agricoltori e ieri sera ci sono state proprio davanti all'Eurocamera a Strasburgo, dove le associazioni di categoria hanno allestito addirittura un muro di balle di fieno davanti all'ingresso del Parlamento europeo per protestare contro le politiche europee del settore agricolo, ma le proteste continuano anche in Italia, in particolare al presidio di Roma, dove noi abbiamo raccolto alcune testimonianze di diversi agricoltori e ringraziamo Bruno Carnevali per averle raccolte per noi. Vediamo il servizio. Abbiamo fatto dei punti comuni con tutti gli agricoltori di tutte le regioni d'Italia per un reddito, un giusto reddito per le aziende agricole, un riconoscimento ai nostri prodotti, un riconoscimento ai nostri investimenti che tutelano la salute del consumatore e la sicurezza dei lavoratori, cosa che non succede in altre realtà. Per chiedere una riforma di questa politica agraria comune che ci impone dei vincoli che non sono ammissibili, sono delle false idee green, che il Green Deal lo chiamano Green Deal, ma non è, di verde non c'è niente, perché noi siamo i primi cultori del verde, i primi cultori degli ambienti. Sono venuto col trattore fino qua Bene. per portare un segno a tutti gli agricoltori che oggi sono a casa e pensano che non risolviamo niente, che le manifestazioni sono finite. Oggi invece siamo di nuovo qua, gridando aiuto, gridando che non ci dobbiamo fermare, dobbiamo andare avanti a battere i nostri punti che abbiamo battuto finora e batterci per un nostro prodotto italiano e di qualità. E la protesta è proprio per segnalare a tutti i cittadini consumatori che noi siamo vessati da un sistema di leggi calato da governi precedenti a questo e poi dall'Europa che li ha fatti suoi. Pertanto vi voglio confermare questa situazione dove abbiamo dei prodotti che vengono importati dall'estero, lavorati in Italia, mescolati con un 30 o un 40% di prodotto italiano e venduti come Made in Italy. È una truffa legalizzata perché il consumatore vede la bandiera italiana, ma in realtà di italiano c'è ben poco. Francesco, parto da te perché tra l'altro tu sei molto vicino a queste proteste degli agricoltori e qualche settimana fa eri proprio al presidio di Roma dove hai intervistato alcuni di questi esponenti. Vuoi prima anticiparci com'è andata, poi manderei il servizio e poi inizierei con te per cercare di capire un po' meglio quali sono effettivamente le ragioni di queste proteste perché i media si sono focalizzati soltanto su alcuni aspetti, escludendo in particolare i trattati di libero scambio come il Mercosur o comunque parlandone pochissimo. Sì, sono andato ad incontrarli perché l'obiettivo è quello di federare un po' i vari gruppi in protesta. L'unica cosa è che mi rendo conto che non hanno ancora le idee chiarissime su quelli che sono i reali problemi del comparto. Noi vediamo per esempio in Polonia, in Ungheria, stanno protestando, stanno facendo un blocco al confine con l'Ucraina per evitare che possa transitare il grano ucraino. Hanno costretto i loro governanti ad andare contro i vincoli europei. Noi sappiamo che Slovacchia, Polonia e Ungheria hanno messo un embargo contro
il grano ucraino. È un'operazione unilaterale che è assolutamente vietata dai trattati europei, ma a loro non interessa perché hanno gli agricoltori in piazza con le idee chiare e hanno costretto ovviamente i loro governanti ad andare anche contro quelle che sono le direttive e i vincoli europei. Da noi questo non avviene. Noi andiamo ancora a chiedere un tavolo tecnico con qualche sottoposto del ministro dell'agricoltura, che non può risolvere il problema. Se non si mettono in discussione gli accordi neoliberisti che sono stati firmati, che portano il nome di Mercosur con il Sud America, poi c'è l'accordo con il Canada per il grano che arriva col glifosato, poi ci sono gli accordi di solidarietà con l'Ucraina per il grano senza dazi. Bene, se non si mettono in discussione questi grandi accordi neoliberisti, che sono quelli che mettono in ginocchio il comparto, e se non si obbligano i governanti ad andare contro le regole europee, come hanno fatto in altri paesi, continuiamo a chiedere di rimandare l'IRPEF per l'agricoltura, di avere una dilazione dei pagamenti per l'assicurazione dei mezzi agricoli, per avere un giusto prezzo dei prodotti, ma il problema lo rimandiamo soltanto, ma ovviamente non lo risolviamo. Bisogna mettere in discussione i trattati neoliberisti imposti dall'Unione Europea. Se non mettiamo quelli nel mirino e se non entrano quelli nel mirino della protesta, difficilmente il comparto italiano dell'agricoltura potrà uscire dall'angolo. Allora, intanto mandiamo l'intervista che vi hai realizzato proprio al Presidio di Roma e poi rientriamo in studio. Assieme a me sono i ragazzi del Veneto, cioè i ragazzi di Brescia, della Lombardia, e abbiamo tutti un punto in comune, che è il benessere dell'agricoltura. Attualmente questo viene sotterrato da un'Unione Europea che fa delle scelte scellerate nei nostri confronti e che ci sta schiacciando su ogni tipo di fronte. Quindi dobbiamo essere tutelati prima per la salvaguardia del nostro territorio e poi perché siamo comunque persone che lavorano, pagano le tasse, hanno un diritto a una dignità. Siamo tutti compatti e uniti per portare avanti la nostra voce, voce che i sindacati ci hanno negato finora, perché fino a un mese fa ricordiamoci che dicevano che problemi in agricoltura non ce ne sono. La nostra proposta fondamentale, che è quella di avere un prezzo diverso da quello che c'è in tutto il mondo, diciamo, per i nostri prodotti, per il nostro Made in Italy e per diversificarlo dalle produzioni mondiali. Gianmarco, vengo da te. Il Green Deal europeo che è stato venduto, insomma, lo vedremo nel corso di questa serata come una delle tante splendide iniziative dell'Unione Europea, è una trappola alla fine. Che cosa ne pensi anche di queste proteste degli agricoltori? Enrica, io penso che l'Unione Europea non abbia nessuna intenzione di sviluppare l'agricoltura e di occuparsi del benessere delle nazioni che stipulano dei trattati senza alle volte andare a comprendere che cosa fanno. Il compito dell'Unione Europea è semplicemente quello di recepire le indicazioni delle grandi elite, delle grandi massonerie finanziarie e di potere che in Unione Europea fanno il bello e il cattivo tempo, ed è un preciso disegno di questa elite quella di distruggere, di indebolire il tessuto micro dell'agricoltura, non solo dell'Italia ma di qualsiasi altro paese o nazione che fa parte dell'Unione Europea. Io sono molto radicale in questa visione, cioè io non penso che l'Unione Europea sia un luogo, un ambito su cui si può andare a parlare, si può partecipare per cercare di trovare una via logica, razionale o una via equa rispetto a ciò che viene fatto in questo ambito. Io penso che l'Unione Europea sia stata proprio concepita per schiavizzare i popoli. Io penso che tutto ciò che riguarda il cambiamento, la lotta al cambiamento climatico sia semplicemente un giustificativo per arrecare un danno, per portare detrimento alle libertà dei popoli. E ovviamente i popoli che riescono comunque, grazie all'agricoltura, ad avere sempre un piatto a tavola, ad avere cibi buoni a tavola, hanno delle grossissime difficoltà.
cioè l'elite ha una grossa difficoltà a riuscire a, in un certo qual senso, a sottomettere questi popoli, e quindi lì c'è la chiave di tutto. Ora purtroppo ho un telefono che mi squilla, quindi vi devo... Quindi vado su Roberto, l'avevamo intuito, però sei riuscito a rimanere impassibile. Roberto, sei d'accordo con il discorso che stava facendo Gianmarco? Cioè alla fine cercano di venderci come soluzione in realtà sempre delle ulteriori trappole che stringono sempre di più la gabbia attorno a noi? Purtroppo sì, purtroppo, nel senso che all'inizio anch'io avevo avuto qualche illusione sull'Unione Europea, perché sulla carta in teoria è una bella cosa unire tante nazioni che non hanno molti motivi per stare separati. Il problema è che è stato tutto fatto per introdurre surrettiziamente appunto una dittatura nascosta, che viene da dire, non c'è più nessun rapporto democratico ormai tra i popoli e questa Commissione Europea, adesso la rinominata, mi sembra, esecutivo europeo, che sentenzia quello che deve venire fatto. Poi sono state create un sacco di narrazioni belle, no? Alcune anche quasi convincenti, no? Facciamo tutto green, tutto verde, facciamo di quella, però, cioè, poi parallelamente sono gli stessi che dicono dobbiamo riarmarci per andare a fare la guerra alla Russia, quindi non si capisce, cioè, queste narrazioni puzzano appunto dalla testa ai piedi proprio quando vengono contestualizzate in una realtà nella quale ti dicono che la tua panda inquina, però poi loro vogliono produrre 10.000 carri armati. Cioè, quindi è un sistema tirannico che di fatto mira purtroppo a degli interessi che non sono quelli dei popoli europei. C'è ormai un divorzio assoluto tra appunto la Commissione Europea e i cittadini europei. Purtroppo la maggior parte dei cittadini non ha ancora compreso, diciamo, la gravità della situazione, e insomma sta a noi nei nostri piccoli discorsi cercare di svegliarli. Bene la protesta che adesso c'è appunto da parte appunto del settore agricolo, ma purtroppo anche quella è sottodimensionata rispetto alla gravità del problema e poi troppo limitata, diciamo, alla contingenza. Francesco, torno da te. Un punto comune alle proteste, oltre a quelli che venivano evocati prima dai diversi agricoltori che abbiamo mandato in onda, è proprio la questione del trattato di libero scambio, il Mercosur, che però è stato marginalizzato dai media mainstream. Ci spieghi di che cosa si tratta e quali sarebbero effettivamente i suoi pericoli, e perché secondo te i media non ne stanno praticamente parlando? Allora, il Mercosur è un partenariato economico tra l'Unione Europea e il mercato comune del Sud America, quindi principalmente Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. È stato siglato nel 2019, poi dovevano ratificarlo tutti gli stati europei, ma ancora non è stato ratificato. Per quale motivo? Perché l'Unione Europea chiede ai paesi sudamericani degli standard maggiori per quanto riguarda ovviamente l'ambiente e anche la sicurezza alimentare. Quindi l'Unione Europea vorrebbe imporre una sorta di Green Deal anche ai paesi del Mercosur, che ovviamente non accettano. Non accettano perché sono più competitivi, proprio perché non hanno gli stessi standard europei. Quindi questa cosa non l'accetteranno mai. Oltretutto hanno il coltello dalla parte del manico, perché noi abbiamo assolutamente bisogno sempre di più delle materie prime del Sud America, soprattutto il litio. Quindi noi non possiamo fare a meno di loro, mentre loro possono fare più a meno di noi, perché poi l'accordo con il Mercosur prevedeva che l'Italia esportasse nel mercato sudamericano più automobili, quindi era più un accordo per l'automotive, e noi sappiamo che di automobili italiane non ce ne sono nella maniera più assoluta. Infatti è notizia di queste ore, di qualche giorno fa, che Stellantis ha lanciato il suo piano di 6 miliardi di euro di investimento in Sud America, perché diciamo quello era l'obiettivo. Però lasciamo che Stellantis esporti le sue auto e dall'altra parte ci facciamo invadere da prodotti
che non rispettano la sicurezza alimentare, quindi prodotti pericolosi anche per la salute, prodotti per i quali poi c'è tutta la questione della deforestazione. Quindi mentre noi facciamo accordi con dei paesi per avere le materie prime, accettiamo anche che vanno a deforestare l'Amazzonia, poi non riusciamo a fare l'accordo con il nostro agricoltore perché imponiamo che addirittura la stalla venga equiparata come inquinamento ad una fabbrica. Ed è l'ultima follia, l'ultima direttiva proprio di queste ore dell'Unione Europea, quella direttiva che appunto si chiama la direttiva per le emissioni industriali, che va ad equiparare le stalle alle industrie. Mentre dall'altra parte manteniamo l'accordo con il Brasile, anzi cerchiamo di tutto per fare in modo che quell'accordo vada in porto. La von der Leyen è andata a parlare con il presidente Lula per dire dobbiamo accelerare, nonostante non ci siano standard per quanto riguarda l'inquinamento, non ci siano standard alimentari. E questo mette in ginocchio totalmente l'agricoltore italiano, perché quando i prodotti arrivano senza quegli standard sul nostro mercato, in molto più economici, ovviamente fanno crollare il mercato. L'agricoltore non vede nessun vantaggio, perché non è che noi esportiamo di più, ripeto, esportiamo più automobili, importiamo più litio, cioè tutte le cose che servono sempre all'Unione Europea per questa transizione green, ma l'agricoltore non ha assolutamente nulla in cambio, anche perché, ed è giusto precisarlo e chiudo, questi accordi di libero scambio non sono accordi tra l'azienda agricola a conduzione familiare italiana e l'azienda agricola a conduzione familiare argentina o brasiliana, ma con le grandi multinazionali, i grandi colossi argentini e brasiliani, che poi, se andiamo vedendo, sono sempre gli stessi hedge fund che si muovono dietro, sono sempre lo stesso cartello finanziario. Quindi che l'accordo sia con il comparto agricolo del Canada o che sia con quello del Sud America, se poi andiamo a vedere chi c'è dietro, c'è sempre lo stesso cartello finanziario. Quindi quello che accade quando dicono anche il PNR ha stanziato miliardi di euro agli agricoltori, non è vero. Cioè l'agricoltore, quello che sta protestando adesso sul trattore, che poverino dal nord Italia è dovuto scendere fino a Roma con un lento trattore per ore, lui non sente neanche l'odore di quei soldi del PNRR. È un po' lo stesso sistema che accadde con il MES quando dissero abbiamo dato soldi alla Grecia. Il pensionato greco di quei soldi non ha visto nulla, non ha sentito neanche l'odore, come lo spiegò bene anche addirittura Massimo D'Alema. È la stessa cosa. Questi soldi del PNRR vanno per la transizione tra i campi agricoli ai campi agrivoltaici. Questo adesso è il loro obiettivo. Se voi andate a vedere dove sono stati stanziati i soldi, sono proprio nell'agrivoltaico, cioè rendere quei campi dei campi per la produzione di energia. E se noi andiamo a vedere quali sono le grandi, oggi le grandi multinazionali dell'agricoltura in Italia, come Bonifiche Ferraresi, per esempio, che è la più grande SPA, il più grande produttore, gestisce tutta la filiera dalle sementi fino ai consorzi. Se noi andiamo a vedere tra i soci di Bonifiche Ferraresi, tu trovi Enel e Eni, oltre a Coldiretti insieme a loro, cosa ancora più grave, perché questo ti fa capire che gli agricoltori il nemico ce l'hanno in casa, ce l'hanno veramente in casa e ce l'hanno nelle proteste con loro. Perché poi a Bruxelles vedi tutti quegli ombrellini gialli di facciata, ma la Coldiretti è all'interno di Bonifiche Ferraresi insieme ad Eni e ad Enel, e deve aiutare proprio ad effettuare questo passaggio, il passaggio dal piccolo agricoltore che non deve trovare più vantaggio nel coltivare il proprio campo, nel darci prodotti genuini, perché quei campi servono per le grandi aziende energetiche, perché devono fare la transizione a campi agrivoltaici. È una cosa molto trasparente. Aprite il sito di queste aziende, aprite il sito di Filiera Italia, che si occupa di agricoltura. Se vai nel sito Filiera Italia e vai a vedere nei soci, tu non trovi aziende agricole, trovi Eni ed Enel. E questa è una cosa assurda. Insieme a loro, poi, nei vari consigli di amministrazione di tutti questi consorzi, trovi Coldiretti, e allora è ovvio che capisci che tutto questo serve per una transizione. Deve morire la piccola agricoltura familiare e quei campi devono essere destinati a qualcos'altro. Tanto le stesse multinazionali
poi ci serviranno la carne sintetica, la farina di insetti e tutto quello che sappiamo. A proposito di follie green e di Eurodiktat, sono in arrivo anche nuovi obblighi dall'Europa per adeguare l'efficienza energetica di case ed edifici agli obiettivi sul clima. Sentiamo il punto nel servizio di Lili Goriup. È diventata legge la direttiva europea cosiddetta case green. Il Parlamento di Strasburgo ieri ha licenziato in via definitiva il testo sulla prestazione energetica nell'edilizia. Per sapere se anche la vostra abitazione sarà soggetta a obbligo di ristrutturazione secondo tempi e modalità dell'Agenda 2030, bisognerà tuttavia aspettare che Giorgia Meloni mandi a Bruxelles la tabella di marcia nazionale. Gli Stati membri hanno infatti 2 anni di tempo per adeguarsi alla normativa UE e la possibilità di prevedere delle deroghe, ad esempio per immobili soggetti a vincoli, residenze di natura temporanea e sotto i 50 metri quadrati. Quello approvato ieri a Strasburgo, con i voti contrari dei partiti del centrodestra italiano, è un testo di 195 pagine che contiene, tra le altre cose, riferimenti a un sedicente nuovo Bauhaus europeo, movimento al quale evidentemente i tecnocrati guidati da Ursula von der Leyen si paragonano. Ecco i punti salienti. Le abitazioni private con le prestazioni peggiori dovranno ridurre i consumi energetici del 16% dal 2030 e del 22% entro il 2035, ricorrendo a cappotti termici, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione, pannelli solari. Mentre le nuove costruzioni dal 2030 dovranno essere direttamente a emissioni zero. Dal 2025 saranno aboliti sussidi per le caldaie a combustibili fossili, la cui installazione sarà vietata dal 2040. Ci saranno strategie per stimolare l'installazione di pannelli solari sugli edifici residenziali e ulteriori regole riguardano l'edilizia pubblica. L'Unione Europea non ha previsto finanziamenti specificamente dedicati a questi interventi, ma per sostenerli i singoli paesi potranno scegliere di attingere a fondi UE, come il Fondo Sociale per il Clima, il Recovery Fund e fondi di sviluppo regionale. Ciò significa che potenzialmente gli oneri potrebbero anche ricadere sul groppone dei contribuenti. Secondo il Codacons, tali interventi comportano un costo medio compreso tra i 35.000 e i 60.000 euro per un'abitazione di circa 100 metri quadrati, nonché una svalutazione fino al 40% del valore degli immobili che non saranno oggetto di lavori. Gianmarco, in questo caso, anche se l'Italia è tra i paesi che hanno chiesto maggiore flessibilità per adeguarsi a questi nuovi standard, come spiegava Lili Goriup in questo servizio, alla fine saranno sempre i cittadini a dover mettere mano ai portafogli, perché almeno al momento non sono previsti contributi pubblici né europei né statali. Che cosa ne pensi? Chi pagherà alla fine? Saremo sempre noi? Allora, Enrica, lasciami dire che Francesco è stato splendido nel delineare il modo attraverso il quale l'elite vuole attaccare una delle sicurezze delle persone, cioè la possibilità di mettersi un piatto a tavola. Un'altra sicurezza delle persone è avere 4 pareti e un tetto, no? 4 muri e un tetto. E un'altra sicurezza è quella di avere un po' di risparmio. Bene, l'elite sta utilizzando questa, io ritengo questa setta, perché è una setta che spinge verso la distruzione delle libertà e dei principi democratici dei popoli, questa setta che si chiama Unione Europea, questa setta tecnocratica, per distruggere altre sicurezze, quali la casa, perché la casa è vittima di un affondo veramente micidiale, veramente inaccettabile, e il risparmio e il denaro. Addirittura c'è uno studio da parte portato avanti da enti bancari, ovviamente tipo Mastercard, Visa e quant'altro,
uno studio accurato che ci dice che il contante contribuisce a rovinare il pianeta perché crea CO2, quindi contribuisce a distruggere il pianeta. La casa pure contribuisce a distruggere il pianeta perché bisognerebbe fare tutta una serie di cappotti e di cappottini quando è evidente che l'unico cappotto che si vuole fare è un cappotto ai popoli per cappottarli. Fatemi dire questa battuta un po' scontata. E quindi che cosa bisogna fare? Qui non bisogna commentare, non bisogna entrare anche nel tecnico di ciò che viene portato avanti dall'Unione Europea. Qui bisogna iniziare una lotta di resistenza rispetto a questi poteri verticali, perché qualsiasi cosa viene portata avanti da questi poteri verticali ha l'unico e specifico scopo di togliere la libertà e di asciugare le libertà democratiche dei popoli. E quindi, se noi vogliamo qui fare qualcosa di meritorio in questo dibattito, è semplicemente quello di dire: guardate, non confidate che ci sia una possibilità di influenzare questi processi, perché questi processi sono in mano a un sistema di diavoli che vogliono minare le certezze del piatto a tavola, del piatto sano, ovviamente a tavola, che ci faccia stare bene. La sicurezza di quattro pareti e un tetto che faticosamente ci siamo guadagnati, le nostre famiglie, i nostri nonni, i nostri genitori si sono guadagnati, e che loro vogliono portare via con queste misure assolutamente folli, perché praticamente gli obblighi che cosa porteranno? Porteranno che non essendoci poi la liquidità, perché la liquidità, noi sappiamo, soprattutto il contante, crea dei disastri ambientali. Questa è la nuova tesi, il nuovo orientamento di avanguardia green, e quindi praticamente non ci sono poi i soldi, perché la gente non ha i soldi per mettere a posto le case, e bisognerà vendere le case, svendere le proprie case a questi fondi di investimento, i quali avranno il controllo non solo il controllo di ciò che noi mangiamo, non solo dei farmaci con cui ci curiamo, non solo della nostra casa, perché di fatto noi dovremmo andare tutti da padroni che eravamo, dovremmo tutti nel lungo periodo diventare affittuari, e magari se non obbediamo ci ritroviamo pure senza neanche una casa, ma addirittura senza denaro, perché quello che vorrebbero portare avanti questi diavoli è un mondo con un denaro che non esiste più, perché il culmine di questo processo folle è l'esproprio. È un esproprio attraverso la distruzione del concetto del denaro. E concludo: le central bank digital currency non sono un denaro, sono la trasformazione dei risparmi in un concetto autorizzato dalla banca centrale, che autorizza la spesa a discrezione della banca centrale e di meritorie. Come dire, meritorie politiche di credito sociale che vengono ovviamente ossequiate dai cittadini resilienti e che non possono essere avversate da cittadini resistenti, che ovviamente, qualora decidessero di essere resistenti, non è che si troverebbero solo a che fare con strumenti come Green Pass, non si ritroverebbero il piatto a tavola, non si ritroverebbero la casa, si ritroverebbero senza la capacità di spendere, perché chiaramente le monete delle central bank digital currency, che sono monete per modo di dire, di fatto verrebbero pregiudicate a chi non obbedisce. Questo è il piano. Roberto, portando avanti il discorso che sta facendo Gianmarco, a me viene in mente lo slogan di Dawkins, che poi è stato adottato al World Economic Forum: non avrai nulla e sarai felice. Alla fine, togliendoci tutto, ed è evidente che ci sia anche un attacco alle case che, come spiegava Lilli Gorio poi nel servizio, finiranno addirittura per deprezzarsi del 30%, persino del 40%, sembra che si voglia andare almeno portarci verso quella direzione, così? Non ci possono essere dubbi a riguardo, perché come hanno egregiamente illustrato appunto Gianmarco e Francesco, l'accerchiamento procede su tutti i fronti e tra l'altro tutte queste operazioni convergono verso quell'obiettivo. O si tratta della più straordinaria delle coincidenze,
oppure si tratta di un piano preordinato che diciamo chiunque lo osservi solo nel suo piccolo settore non vede il disegno complessivo, che il disegno complessivo è di una gravità che supera molto la somma delle sue parti, ed è questo il grave problema che poi diciamo affligge quei settori poi della società che di volta in volta protestano per il problema del loro piccolo cantuccio, perché sono tutti problemi gravissimi, ma a tutti sfugge il fatto sinergico, della gravità sinergica di tutti questi tasselli che assieme producono un problema di una gravità che davvero trascende la somma delle parti. E l'obiettivo è proprio quello, privare completamente, cioè praticamente la demolizione controllata della classe media, definitiva. Ne avevo parlato già una dozzina d'anni fa in un saggio, all'epoca sembravo fuori di testa, invece purtroppo essere Cassandre, diciamo, non è un piacere, no? Si sta tutto verificando passo dopo passo. Nei dettagli posso aggiungere poco, visto che appunto chi mi ha preceduto è stato molto molto dettagliato appunto su tanti aspetti. Posso solo ribadire di nuovo, a beneficio di quelli che ancora non l'avessero capito e per caso finissero a guardare le nostre trasmissioni, che mentre tutto questo si verifica, mentre tutte queste narrazioni portano appunto all'impoverimento delle popolazioni, degli individui, delle classi, con la narrazione di salvare il pianeta, della cosa green, di tutte queste, tutte hanno una narrazione dietro. Poi parallelamente ti dicono raddoppiamo, decuplichiamo le spese per la guerra, dobbiamo fare la guerra. Non so se mi seguo, cioè è molto importante vedere contestualizzato questo sistema, diciamo, di demolizione con la narrazione del clima, dell'ecologia, del salviamo il pianeta, e l'altro dove si procede per una guerra. Per cui, diciamo, per volere suggellare appunto il quadretto che ci hanno detto, ci tolgono la sicurezza del cibo, la sicurezza della casa, eccetera, ci tolgono anche la sicurezza della vita, perché andare ad una guerra nucleare, perché sarà una guerra nucleare, bisogna che le persone inizino a dire le cose chiaramente, contro la Russia, sarà una guerra nucleare perché o la perdiamo in modo convenzionale o la perdiamo in modo nucleare, non è che la possiamo vincere. Cioè, uno che ci vuole mandare in guerra ci deve spiegare com'è, in quale scenario noi potremmo vincerla, perché se per caso la dovessimo vincere in modo convenzionale, cosa molto improbabile visto diciamo la differenza dell'industria bellica russa rispetto alla nostra, che per il momento è ancora ferma, se la dovessimo per caso vincere in modo convenzionale, la perderemo in modo nucleare, perché la Russia ha nella sua dottrina quella di usare l'arma nucleare se dovesse essere a rischio di, appunto, di distruzione. Quindi questo è il quadretto dove alla demolizione completa della classe media, del benessere dei popoli, eccetera, c'è forse anche un progetto alla distruzione dei popoli stessi con una guerra catastrofica che, se non ci attiviamo subito politicamente su tutti i fronti possibili immaginabili, cercando di coinvolgere anche, perché tra di noi queste cose le sappiamo e molti di quelli che ci ascoltano le sanno, ma coinvolgete amici, parenti, cani, gatti, tutti quelli che vi girano intorno, perché appunto si sparga l'informazione di questa gravità. Sarà fuori tema, ma bisogna ricordare che Medvedev, che è uno dei responsabili della sicurezza del Comitato di Sicurezza inglese, russo, ha detto che il rischio di una guerra nucleare oggi è 100 volte superiore al periodo della crisi della Baia dei Porci. All'epoca erano tutti preoccupati, ora dovremmo essere preoccupati 100 volte di più, lo siamo 1000 volte di meno, perché proprio le persone sono perse appunto nelle fantasie che vedono in televisione. Francesco, noi tra 2 minuti ci dobbiamo spostare a Mosca per collegarci insieme a Pino Cabras, però ti chiederei ancora un flash, perché prima Gianmarco parlava della resistenza. Come possiamo fare una resistenza attiva a tutto quello che sta accadendo? Prima hai parlato delle processi agricoltori, adesso abbiamo visto le direttive green, però i tasselli di questa gabbia, anzi di questo incubo europeo, sono sempre di più e ci stanno stringendo, stritolando sempre maggiormente. Sì, dobbiamo parlare alle singole categorie vessate da queste scelte eterodirette. Quindi tu hai visto, io mi sono rivolto agli agricoltori spiegando loro quali erano le direttive europee che mettevano il comparto in ginocchio. La questione della casa riguarda tutti
E allora permettimi di fare un appello agli italiani che ci stanno ascoltando, perché è una cosa molto spiacevole che andrò a dire, però è una cosa essenziale. Per quanto riguarda la svalutazione, il proprietario di immobili, mettiamo che lunedì scorso è andato in agenzia per far valutare il proprio immobile, gliel'hanno valutato 100.000 euro, martedì esce dall'agenzia, viene firmato in Europa questa direttiva sulle case green. Se domani mattina torna nella stessa agenzia, l'agenzia sottrae immediatamente al prezzo dell'immobile quello dell'adeguamento alle direttive green per la classe energetica. Lo fa immediatamente. Quindi quello che non è stato detto agli italiani è che questa operazione ha svalutato il suo immobile immediatamente, perché noi vediamo queste date, no? Nel 2050 gli edifici dovranno essere ad emissioni zero. Qualcuno pensa, vabbè, siamo nel 2026, da adesso fino al 2050. Quello che invece deve essere chiaro è che il mercato, appena è passata la direttiva in Unione Europea, già comincia a calcolare quella spesa che bisogna accantonare per adeguare la classe energetica. Quindi l'immobile che ieri era valutato 100.000 euro passa la direttiva Green in Unione Europea. Oggi l'agenzia immobiliare, così come la banca se va a chiedere il mutuo, già mette in conto quella parte che deve essere accantonata negli anni per adeguare alla classe energetica. E quella è una svalutazione al 100%, una svalutazione ovviamente in linea a quella che sarà la cifra da spendere. Ma è una svalutazione, una patrimoniale, chiamatela come volete, ed è quello che viene nascosto agli italiani di tutta questa storia. Perché quando abbiamo sentito nel tuo servizio bellissimo che avete fatto, si parla di svalutazione del 40% degli immobili. Quello è vero, ma è una cosa molto futuristica. Cioè, se tu ti presenti nel 2050, quando sono obbligatorie le emissioni zero, con un immobile ancora inquinante, ovviamente viene svalutato anche del 40%, però stiamo parlando di qualcosa di futuristico. Io ti dico che oggi, con la direttiva che è passata ieri, oggi la parte di 20.000 euro alla classe energetica, quelli ti vengono sottratti immediatamente. Lo sta calcolando già il mercato, lo stanno calcolando già le agenzie immobiliari, lo calcolano già le banche per dare i mutui. Quindi l'italiano deve sapere che da ieri, a causa dell'Unione Europea, ha subito una patrimoniale senza che se ne sia reso conto. E ci ha raggiunto intanto, come anticipavo, Pino Cabras, che è in collegamento da Mosca. Ciao Pino. Ciao, anche se non ho il Cremlino dietro di me, credetemi, sono a Mosca e lo vedrete i prossimi giorni perché farò qualche servizio in cui racconterò questa situazione molto interessante che abbiamo di fronte alle elezioni, di fronte ai movimenti che ci sono nella società russa. Quindi ci servirai perché ovviamente abbiamo già iniziato la maratona preelettorale, è già stato reclutato Marco Bernardini, si scherzava ieri nella diretta di ieri sera che non potrà neanche andare fisicamente al voto, dovrà votare per via elettronica perché ormai dovrà supportare Francesco nelle maratone. Quindi anche tu sei in squadra. Sì, io farò infatti un lavoro complementare rispetto a quello di Bernardini. Andrò proprio nei seggi e avrò, come dire, mano libera per intervistare presidenti di seggio, scrutatori, elettori, eccetera. Perché è interessante vedere com'è questo processo elettorale russo, così diverso da quello italiano. Sicuramente è una società in cui Putin domina la scena, lo vediamo. In tutte le strade ci sono manifesti, cartelli che hanno uno slogan molto semplice: Putin Russia, cioè Putin Russia, Putin con un'identificazione molto forte, che è avvenuta su un programma che è anche radicalmente diverso dalle cose che sono state descritte in trasmissione. Cioè, ad esempio, uno dei punti forti del programma di Putin è una grande campagna per costruire nuovi alloggi. E quindi con facilitazioni per le giovani coppie. E sembra quasi che la Russia di oggi voglia scegliere proprio l'opposto delle grandi scelte europee, anche l'agricoltura. Anche pochi giorni fa Putin ha raccontato
i successi, perché sono tali, dell'agricoltura russa, che si contrappongono all'epoca sovietica, quando l'Unione Sovietica importava il grano, lo importava addirittura dai suoi nemici, dai suoi avversari strategici, e oggi è diventato un esportatore di primo piano, ma ha scelto proprio la via della sovranità alimentare, investendo tantissimo in questa direzione e conquistandola di fatto. Quindi stiamo parlando di un paese che non va visto come fanno i nostri media, con questa patina di russofobia che è orientata a una guerra che a queste condizioni è anche già perduta. È un paese che va visto per quello che è. È come se ci fosse nei giornali italiani un hic sunt leones, da qui in poi ci sono i leoni o gli orsi, hic sunt ursi. E invece è un paese straordinariamente moderno. La prima impressione, passeggiando oggi, ma ve lo racconterò meglio nei prossimi giorni, è che non solo la sfida delle sanzioni non ha intaccato l'aderenza della Russia a questa corrente di modernità, ma è come se l'avesse rafforzata. Le vetrine sono più nuove che da noi, ecco. E quindi è un paese che va conosciuto nel momento giusto, e questo lo è. Putin affronterà tre avversari con posizioni diverse, che probabilmente non prenderanno molti, molti voti, ma sono significativi di una varietà delle posizioni politiche in Russia. C'è un candidato del Partito Comunista, che è Nikolai Kharitonov, c'è poi Leonid Slutsky, che è l'erede del partito di Zhirinovsky, un partito populista di destra, e c'è un giovane che attinge forse all'area più tecnocratica e più giovane delle grandi metropoli, che è Vladislav Davankov. Una ultima cosa, prima di cedere la parola agli altri. In Russia, per presentarsi come candidato alle elezioni presidenziali, bisogna raccogliere 200.000 firme, su una popolazione che è il triplo dell'Italia. In Italia, per potersi presentare alle elezioni europee, bisogna raccogliere 150.000 firme, con una corsa ad ostacoli pazzesca. Questo per dire come a volte tutti i discorsi sulle democrature o sul sistema che si chiude e non lascia un po' di competizione andrebbero rivolte anche con uno sguardo molto interno all'Europa e all'Italia. Guarda, mentre vedevo proprio Francesco Amodeo che sorrideva, vorrei ricordare che ne abbiamo parlato proprio ieri sera, tra l'altro questo discorso lo stava facendo proprio Enzo Pennetta, facendo un parallelo con la situazione di democrazia sovrana e popolare, con la raccolta firme per le elezioni europee. Noi adesso però ci spostiamo oltreoceano, perché, come anticipavo all'inizio di questa puntata, Biden e Trump hanno conquistato la nomination in vista delle elezioni presidenziali, in programma martedì 5 novembre 2024. Il punto del servizio di Lili Goriup. Trump vs Biden. Adesso è ufficiale. L'attuale presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, e il suo predecessore repubblicano Donald Trump hanno vinto le rispettive elezioni primarie e si candidano alle presidenziali di novembre. Intanto, il conflitto in Medio Oriente sembra destinato ad assumere sempre più importanza nella campagna elettorale americana. Nella consapevolezza che la causa palestinese è storicamente appoggiata dalla sinistra e che i voti dei musulmani negli Stati Uniti hanno un peso potenzialmente determinante, Biden ha cambiato la sua narrazione su Gaza, arrivando a criticare apertamente il leader israeliano Benjamin Netanyahu per la strage di civili, senza tuttavia mettere in dubbio il sostegno militare a Israele. Secondo Channel 12, Washington manda infatti a Tel Aviv decine di migliaia di proiettili di artiglieria, decine di migliaia di sistemi guida per bombe e poi missili, elicotteri e munizioni per il sistema Iron Dome, trasportati da una rete di circa 140 aeroplani da tutto il mondo, quella che il quotidiano Haaretz ha definito come un ponte aereo senza precedenti.
In un'analisi pubblicata ieri su Substack, Seymour Hersh ha scritto che Biden avrà difficoltà a farsi rieleggere se non affronterà Netanyahu, togliendo le forniture di munizioni a Israele, fino a quando non ci sarà come minimo un cessate il fuoco che possa aprire la porta a colloqui sostanziali con ciò che resta della leadership di Hamas. Quanto a Trump, finora non si è sbilanciato su quale dovrebbe essere la strategia occidentale in Medio Oriente. Il 5 marzo ha detto a Fox News che Israele, dopo aver subito un'orribile invasione che non sarebbe mai avvenuta sotto la presidenza Trump, deve finire il problema. Il che può significare tante cose. Contattata dalla NBC, la campagna elettorale di Trump ha dichiarato: il presidente Trump ha fatto per Israele più di ogni altro presidente americano e ha intrapreso azioni storiche in Medio Oriente che hanno creato una pace senza precedenti. Quando Trump tornerà, Israele sarà di nuovo protetto, l'Iran sarà di nuovo al verde, i terroristi saranno cacciati e lo spargimento di sangue terminerà. Cioè Marco, negli ultimi due giorni i media, anche quelli italiani, hanno avuto un bel po' da dire su quelle rivelazioni dell'anchorman della CNN Jim Sciutto su Trump, secondo cui il tycoon avrebbe in qualche modo elogiato più volte Hitler dicendo che il Führer avrebbe fatto anche cose buone. Ci spieghi un po' che cosa è accaduto? Sì, è accaduto che Jim Sciutto, che è un burocrate di governo che nel 2008 è stato nominato da Hillary Clinton segretario di Stato a fianco all'ambasciatore a Pechino e che da qualche anno lavora alla CNN, e la CNN è quel importante media mainstream che ha giustificato la guerra Saddam Hussein con le fialette di Powell, vi ricordate quelle fanfaluche che raccontano? Questa è la CNN e quello è Jim Sciutto, il quale ha dichiarato che qualcuno ha sentito che Trump ha detto che Hitler avrebbe fatto cose positive, come ad esempio ricostruire il tessuto industriale tedesco distrutto dalla crisi del 29. E quindi da qui a dire che Trump ha elogiato Hitler, ovviamente fa tutta la quindi è stato un po' il solito sistema del telefono senza fili, cioè qualcuno avrebbe sentito dire che questo lo riporta e però sui media sembra che Trump lo abbia detto, scritto e sottolineato. È come la fialetta di Powell, Enrica, è come la fialetta di Powell, abbiamo trovato le armi, la pistola fumante, le armi. Cioè, chiaramente gli analfabeti funzionali che in Occidente ci sono ripeteranno a pappagallo, sì, effettivamente hanno rivelato che Trump, quindi è proprio l'inversione di ciò che accade anche sulla questione di Israele. Lasciami dire, io so che non tutti hanno la mia stessa visione delle cose, però Trump ha provato a portare a termine una pace concedendo tantissimo a Israele, ed era una pace che Israele avrebbe dovuto accettare a occhi chiusi perché favoriva rispetto a quello che magari si poteva. Ciò nonostante, il piano Kushner fu rifiutato da Netanyahu e Netanyahu fu il primo leader internazionale a godere dell'elezione di Joe Biden, anzi non a godere, a spingere per il riconoscimento della vittoria di Joe Biden. Addirittura il 9 novembre 2020 Joe Biden fece gli auguri quando non era concluso il processo, perché noi sappiamo che Trump non aveva riconosciuto, noi sappiamo che la Camera all'epoca aveva presentato, i repubblicani erano in minoranza, un documento che delegittimava lo svolgimento delle elezioni in molti stati. E quindi chi è Netanyahu e che cos'è il Likud? Secondo me va disgiunto da ciò che è Israele, perché Israele deve esserci, perché non si può fare chiaramente a meno, ma deve esserci uno Stato palestinese, ma soprattutto bisogna piantarla con questi spargimenti di sangue, perché Hamas e i leader di Hamas sono miliardari, questo non viene detto, però io vi posso portare le prove che i tre leader di Hamas
protetti peraltro anche in Turchia, sono miliardari. E questi miliardi loro li hanno fatti perché sono i coccoli, sono stati coccolati e sono i coccoloni del sistema finanziario, che ci gode nell'avere una contrapposizione, perché la contrapposizione sulle questioni palestinesi, che cosa determina? Determina l'agenda politica, determina quelle contrapposizioni radicali che tanto piacciono ai radical dem, e determina adesso che praticamente c'è uno spargimento di sangue che non ha un senso, perché cosa ha fatto Hamas di virtuoso nel fare quell'azione? Nulla. Che senso ha quello che fa Netanyahu per il bene e la sicurezza del popolo? Assolutamente niente, perché crea di più acrimonia, fa uno spargimento di sangue inutile. Non occorre leggere Lawrence per capire che non ha nessun senso in termini di pace. Quindi quello che sta avvenendo è semplicemente un'altra pagina del male che cerca di realizzare, come aveva detto molto bene Quaglia prima, una guerra, magari anche una bella guerra nucleare. Questo è. Roberto, secondo te quanto peserà sulla rielezione di Biden, sempre che poi da qua a novembre effettivamente il candidato democratico sia e rimanga Biden, l'appoggio a Israele e tutto quello che sta accadendo? Ma intanto bisogna appunto vedere se ci arriva poi a novembre. Comunque l'aspetto più straordinario, adesso sull'appoggio a Israele bisogna vedere, ma l'aspetto più straordinario della sua ricandidatura è il fatto che questa sia venuto a dispetto del ormai sotto gli occhi di tutti e indiscutibile decadenza intellettuale, declino intellettuale, diciamo anche demenza progressiva del candidato. Ovvero ci può anche stare che un presidente degli Stati Uniti abbia un declino nel corso del suo mandato, insomma tutto sommato la natura è imprevedibile, ma che poi una volta che tutti sanno e ci fanno le battute sopra, e Crozza ci ha fatto anche la parodia che è diventata virale in tutto il mondo sul suo stato di rintronamento, rimbandabidenmento progressivo, alla fine i democratici non trovino uno migliore in tutta l'America, in centinaia di milioni di cittadini, uno migliore appunto di Biden da candidare, io direi che è molto emblematico di quella che noi, che i media, noi no, però i media chiamano la democrazia americana, cioè sembra quasi che vogliono mandare un messaggio, ecco, perché non ha nessun senso sotto nessun punto di vista questo tipo di ricandidatura, no? Sembra proprio che vogliono mandare un messaggio, nel senso il prossimo presidente, il primo era rintronato, ma il prossimo sarà uno zombie. Ecco, noi vogliamo uno zombie alla presidenza. È come se volessero fare un manifesto sulla zombificazione della democrazia. Adesso forse sto un pochettino esagerando con il tipo di estrapolazione. Poi per quello che riguarda, diciamo, come detto, il rapporto con Israele, non vedo a breve termine una modifica, diciamo, del vincolo essenzialmente reciproco che c'è appunto tra gli Stati Uniti e Israele. Israele in questo momento è uno strumento degli Stati Uniti, in passato è stato anche il contrario, quindi si scambiano un po' i ruoli a seconda delle circostanze. Non vedo questo rapporto indebolirsi a breve, soprattutto non per chi si, diciamo, avvicendasse alla Casa Bianca. Queste comunque sono conseguenze di decisioni che vanno nei retro bottega del potere, non diciamo nei frontman. Allora, siamo quasi in chiusura, però io vorrei ancora sentire Francesco Amodeo, Pino Cabras, sempre sulla questione della corsa alla presidenza, perché c'è stato un articolo del Fatto Quotidiano di oggi che parla degli elettori dem americani smarriti, delusi, arrabbiati, logorati dalla candidatura di Biden, tra chi si tura il naso e chi addirittura vira su Trump. Parto da Francesco Amodeo. Tu prevedi un colpo di scena, come si diceva prima? Cioè alla fine Biden verrà sostituito, oppure si preferirà zombificare, zombizzare la democrazia statunitense e dare in qualche modo un messaggio globale a tutte le altre democrazie?
Ma con una popolazione dove 100.000 giovani all'anno muoiono di fentanyl, Biden è anche uno sveglio, è anche uno a posto, voglio dire. Quindi lo terranno tranquillamente, rappresenta proprio l'America, mai un presidente ha rappresentato così quello che è oggi l'America, assolutamente incapace di intendere e di volere in tutto quello che sta facendo sul fronte geopolitico. Io stasera sono perfettamente allineato con l'amico Landi su tutto, non mi voglio disallineare con lui stasera per scelta, quindi la questione Trump la toccherò pianissimo. Io sono un antisionista viscerale. Infatti io non ti avevo chiesto nulla proprio per quello, avevo cercato di sorvolare data l'ultima rissa che c'era stata tra voi qua su Visione. Gianmarco, tu hai il microfono staccato. Ribadisco, no, ma non ci sarà bisogno di rispondere perché non voglio disallinearmi da Landi. Sono antisionista viscerale, sono pro Palestina fino al midollo, quindi a me un presidente, un candidato presidente che non prende le distanze dal genocidio in corso e che non dice nulla su quello che sta accadendo ai civili di Gaza, io mi augurerò sempre l'elezione di Trump. Mi farei la tessera, i documenti americani per andarlo a votare, ma sono rimasto molto male, sono molto deluso perché so che sulla questione di Israele non cambierà nulla, nulla, né adesso né nei prossimi anni che governerà Trump. E questo per me è qualcosa che mi impedisce di gioire appieno della sua elezione, perché la questione palestinese per me adesso è una questione prioritaria. Io quelle scene dei bambini da Gaza non le voglio vedere più e voglio che qualcuno paghi per quelle scene. Questa adesso è la mia priorità, quindi non riesco a gioire appieno come fa Landi della futura elezione di Trump, che mi auguro farò il possibile perché ciò avvenga con l'effetto osservatore della fisica quantistica, di più non posso fare, ma non sarà una gioia per me, perché non gli ho sentito dire, come ha fatto con l'Ucraina, dove lì invece sarà una grande gioia per me vedere Trump intervenire su quel conflitto. Tu lo sai come l'ho chiamato nel titolo del mio libro, perché il conflitto è NATO, NATO lettere maiuscola col logo della NATO, quindi lì Trump interverrà e sono contentissimo. Ha detto che in pochi giorni può porre fine a quel conflitto. Avrei voluto sentire da Trump che farà il possibile in pochi giorni per fermare la pulizia etnica in corso nella striscia di Gaza. Non l'ha fatto. Gianmarco, un flash di risposta, però ti sei censurato. No, no, l'audio. E poi chiude Pino. No, perché non mi volevo disallineare, allora mi ero censurato. Allora, no, quello che ha detto Francesco è comprensibile ed è per certi versi anche condivisibile, ma il problema è che non è che Trump possa intervenire in Israele e dire si fa come dico io. Cioè, questa è una visione... che sarebbe bello fosse così, che il bene riuscisse a imporsi semplicemente dicendo o prendendo le distanze. Trump ha provato. Il problema di Israele è che c'è un partito che ha il 20%, il Likud, che è in mano a sti pazzi sionisti che vogliono il conflitto, che vogliono Hamas, che vogliono lo spargimento di sangue. Lui parlava di osservatore della fisica quantistica. Io dall'altro verso ti dico che lì vogliono i sacrifici umani. E tutti questi bambini che muoiono è un sacrificio umano. Quello che succede a Israele andrebbe letto su più piani. Non è facile intervenire e mettere pace quando c'è un partito così potente come il Likud che non vuole la pace. Cioè, se per assurdo non ci fossero i palestinesi, sarebbe un problema per loro, perché non saprebbero come fare la guerra, perché loro vogliono la guerra. Lo so che è complicata questa cosa, che sembra la classica diciamo uscita di Landi strampalata, ma guardate che la guerra è un business ed è anche un qualche cosa che serve a fare politica. Quindi sono loro che vogliono la guerra, non è facile togliere questa leva dal loro dominio. Sei stato chiarissimo, Gianmarco. Faccio chiudere a Pino Cabras. Sì, credo che anch'io che non cambieranno molte cose, perché Trump in un certo senso si è coperto con la lobby filo-israeliana, che non comprende soltanto una parte dell'ebraismo americano, ma anche una parte del cristianesimo rinato, che sono decine di milioni di elettori che hanno una certa idea della Bibbia, del Medio Oriente, eccetera.
di queste cose ne tiene conto per lasciarsi mani libere su altri campi. No, volevo chiudere a proposito di Biden, di questa figura super appannata di leadership. Prima stavo guardando un canale russo, Russia 1, che è diciamo un po' la Rai 1 della Russia, e alternava immagini di interviste a Putin, presentato come uno padrone di sé che leggeva il proprio copione, con pezzi presi da Fox TV che mostravano l'ultima di Biden, che raccontava in modo infantile che aveva acceso un'automobile e aveva fatto brum brum. E su questa cosa lo stavano prendendo in giro per mostrarlo come una leadership totalmente appannata. E forse è quello che sta accadendo nel mondo. C'è un Occidente che va come un sonnambulo verso la guerra, e c'è un mondo che sa che si va verso la guerra, ma lo fa con altre consapevolezze. Grazie, grazie Pino Cabras, e buon lavoro a Mosca. Grazie, grazie anche voi. Grazie Gianmarco Landi, che ti sei di nuovo tacitato. Salutaci bene, riavvia il microfono, niente. Ciao Enrica, ciao a tutti, è stato un piacere. Un saluto a tutti gli altri miei colleghi della trasmissione. Ciao, grazie Gianmarco. Buona serata e grazie Francesco Modeo. Ciao a tutti e forza Democrazia Sovrana e Popolare. Grazie Roberto Quaglia. Ciao Roberto, buona Istanbul. Salutami tutti i gatti turchi. Ciao Enrica, saluti a Babbu e a tutti i miei interlocutori. Grazie, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. Vi ricordo che per continuare a sostenere l'informazione libera, indipendente di Visione TV potete andare sul nostro sito e fare la vostra donazione, così come potete continuare, ecco che vedete proprio qua la grafica, così come potete continuare a supportarci, a supportare il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. E proprio gli ospiti che avevo stasera sono degli stretti collaboratori del nostro mensile. Questo mese il numero di Visione dedicato al politicamente corretto, all'ideologia woke e la cancel culture, parole avvelenate, potete trovarlo nello store di Visione editore.it, e vi ricordo che è finalmente disponibile anche l'abbonamento, quindi potete anche sottoscrivere l'abbonamento e avere le spese gratuite. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata.